ripercorrendo la volta scorsa la lunga storia del liceo classico, ricordavo come questa scuola abbia avuto una chiave di volta nella riforma Gentile del 23, a seguito della quale, per successive modifiche e continui aggiustamenti, è pervenuta all'assetto attuale. Il liceo scientifico invece della riforma Gentile è il frutto principale, frutto della stessa mentalità, giova ripeterlo, elitaria e classista. Per dichiarazione dello stesso Gentile, uno degli scopi fondamentali era quello di ridurre il numero della popolazione scolastica, ostacolando specialmente lo studio delle scuole superiori alle ragazze, alle femmine, perché era convinto che la scuola pubblica sarebbe stata rovinata da un eccesso di aumento del tasso di femmine. Comunque, di fatto, la riforma Gentile durò molto poco. Già dopo i patti lateranensi, perché era osteggiata dallo stesso Mussolini, che la definì, parole testuali, frutto di un errore dovuto alla contingenza, cadde in disgrazia e dall'autunno del 28 già si cominciò a smantellare i decreti uno dopo l'altro. Nel costruire lo scientifico, Gentile puntò soprattutto sulla durata, ritenendo che 4 anni fossero sufficienti, dal momento che non doveva aprire la strada a tutte le facoltà universitarie, specialmente a quelle nobili, cioè quelle umanistiche, ma solo a quelle scientifiche: veterinaria, medicina e chirurgia, matematica e fisica, farmacia, ingegneria, scienze naturali, chimica e geografia. Noterete che non c'è l'architettura, perché, va detto en passant, l'ordinamento universitario non prevedeva al momento una facoltà di architettura, che fu varata ufficialmente presso il Politecnico di Milano soltanto nel 1933, a seguito della legge 812 del giugno del 32, che elevava al rango di studi universitari tutte le scuole superiori, anche se per molti anni rimarrà irrisolto il problema del conflitto di competenze fra architetti e ingegneri, tutt'oggi funzionando. Gli architetti e gli ingegneri tutt'oggi si pizzicano quando possono a vicenda. Ma torniamo al liceo scientifico. I licei scientifici vennero istituiti a seguito del Regio Decreto 6 maggio 1923, numero 1054, che fissava i nuovi ordinamenti dell'istruzione secondaria. Secondo una visione centralizzata, prevalentemente umanistica e, come dicevo, fortemente selettiva, la scienza andava assumendo un ruolo di importanza sempre maggiore, tale da farne prevedere enormi sviluppi futuri, destinati a mutare il modo stesso di essere nel tempo e nello spazio, i rapporti sociali e perfino i rapporti personali. La scienza conosce soltanto il vero, il falso e il probabile, il verificato è confermato, e il confermato non ammette più sviluppo dialettico. Alla mentalità storicistica di Gentile, informata ai principi del neoidealismo, si presentava dunque allo stesso tempo la necessità di aprire una strada agli studi scientifici, nei quali il paese non poteva rimanere troppo indietro rispetto alle nazioni europee, segnatamente all'Inghilterra e alla Germania, e quella di inquadrarmi nella tradizione ancora prevalentemente retorica, nel senso positivo di ricerca del bello, di padronanza dei mezzi espressivi, preposta non solo in Italia, ma ancora nella vecchia Europa alla formazione spirituale dell'uomo colto, non solo come depositario dell'etica individuale, ma anche come cardine della classe dirigente. Ecco dunque il liceo classico da un lato, basato su un biennio di preparazione, il ginnasio, seguito dal triennio liceale, e il liceo scientifico, per il quale poteva essere sufficiente un quadriennio. In modo da non isolare la scienza dagli altri aspetti della cultura, non essendo la scienza, e questo è corretto, un semplice insieme di accorgimenti pratici, ma conoscenza, metodo, pensiero. I futuri medici, ingegneri, farmacisti e scienziati dovevano inquadrarsi, insomma, nell'orbita di un umanesimo destinato a rimanere inquadrato in modelli ben collaudati e ritenuti immutabili. Io credo che Gentile volesse un'integrazione feconda dei saperi scientifici con le discipline storiche e filosofiche come asse portante del suo liceo scientifico, lungo il quale si rendesse più vivo il rapporto con le materie artistiche e letterarie, con risultato collaterale di svolgere un ruolo ispiratore anche per le attività laboratoriali.
Purtroppo però la sua preoccupazione prioritaria di un malinteso predominio umanistico creò un limite che fu subito chiaro e divenne cronico. Limite all'insegnamento delle discipline matematiche e scientifiche. La completa prevalenza dell'elemento descrittivo e informativo con un'analisi molto povera delle dinamiche dell'evoluzione delle varie teorie. Queste discipline, pur costituendo la ragione sociale della nuova scuola, furono presentate in modo astorico e atemporale, rimanendo nascosta la genesi dei concetti, dei problemi, degli obiettivi, dei risultati. Non si costruiva alcuna autonomia negli studenti e non vi era alcuna consapevolezza dei problemi ancora aperti. Questa situazione, una sorta di peccato originale, oggi esorcizzato, si è protratta per decenni nel liceo scientifico, cominciando a cambiare con le successive modifiche che lo portarono a 5 anni, come vedremo, col decreto del 7 settembre 1945, istitutivo di un assetto con biennio e un triennio. Bisogno che non fu avvertito, lo dico en passant, per l'istituto magistrale, che rimase quadriennale, ancorché fosse addirittura abilitante, fino ai primi anni 90 del secolo scorso. E capitò proprio a me, quando ero preside del Colonna, di istituire, a seguito di un laborioso duello a sangue con il collegio, metà del quale era contrario, i quinquenni sperimentali socio-pedagogico e linguistico Brock. Il nuovo corso di studi, di propriamente scientifico, non aveva molto, configurandosi come scuola formativa di impianto nettamente umanistico, in pratica il versante senza greco del liceo classico, specialmente dopo l'ampliamento a quinquennio. È inutile che vi ricordi che tutte le cattedre, tranne ovviamente quella di latino applicato al greco, ma le cattedre del latino con l'italiano, storia e filosofia, matematica e fisica, scienze naturali, chimica e geografia, sono tutte interscambiabili, tranne la storia dell'arte, perché il terrore di Gentile erano le mani, tutto doveva essere intelletto, e la musica dalle mani non può prescindere, e l'arte, il disegno nemmeno. Per cui l'unica cattedra, la musica non c'è proprio, perché nella scuola gentiliana la musica è bandita. L'arte c'è, ma nel liceo scientifico affidata a un maestro, che deve essere anche disegnatore, deve sapere anche di disegno, al classico, il Dio ne guardi, deve essere un insegnante o con l'apostrofo senza, che non abbia mai toccato un pennello in vita sua. La nuova scuola fu intitolata Francesco Redi. La proposta che il presidente del Consiglio Provinciale, Girolamo Ristori, aveva fatto con commovente tempismo fin dal 29 febbraio del 23 fu accolta per acclamazione dallo stesso organo, e quindi con entusiasmo il professor Azzaudi, preside in pectore, e dai docenti in pectore con entusiasmo. La scelta, si è detto, ribadito en passant, fu oltremodo felice, perché nell'indicare ai giovani, alla cittadinanza e a quanti in prosieguo di tempo sarebbero venuti a contatto a livello nazionale con la nuova realtà scolastica, un aretino illustre lanciava nel contempo un preciso messaggio, quello di una scuola che non intendeva mortificare gli studi scientifici, come pure fu superficialmente detto da molti. Per decenni si continuò a criticare lo scientifico come mortificava gli studi scientifici. Molti vedevano nel latino e nella filosofia un impiccio all'approfondimento della matematica e delle scienze. La polemica si è trascinata fino a tutti gli anni 30. Intendeva invece esaltarli con l'indispensabile apertura ad uno studio sempre più consapevole e critico. Questo, come ripeto, almeno nelle intenzioni. Di fatto la matematica, la fisica e le scienze, per tutta la durata del regime quadriennale, non furono valorizzate come avrebbero dovuto e come forse si sarebbe anche potuto fare. Con insolito tempismo furono fatti ad Arezzo i passi necessari.
già il 27 settembre del 1923 il professor Alberto Lazzauti, professore ordinario di scienze naturali, chimica e geografia, assumeva la presidenza del liceo scientifico. Allora e per molti decenni successivi i presidi erano tenuti anche all'insegnamento. E il liceo scientifico che fu uno dei primissimi in Italia ad essere istituito. Il 1 ottobre il Ministero della Pubblica Istruzione approvava la sistemazione della nuova scuola in una parte del Palazzo di Badia, dove risiedeva l'Istituto Tecnico e dove risiede oggi il commerciale Bonarroti. E fin dal 29 ottobre iniziavano le lezioni con 6 insegnanti regolarmente nominati, tutti ordinari e in servizio. Lo stesso preside per le scienze, il professor Giovanni Bucci, italiano e latino, il professor Guglielmo Spaziani, lingua tedesca, il professor Lamberto Naldini, ordinario di storia, filosofia ed economia politica, il professor Cornelio Rossi, ordinario di matematica e fisica, e il professor Pietro Baratti, ordinario di storia dell'arte e disegno. Non ho potuto rintracciare il nome del professore di educazione fisica, né quello all'origine, nel primo anno, del professore di religione. Poiché gli alunni potevano provenire, oltre che dal ginnasio inferiore, come era naturale, anche da altre scuole, era consentita in particolare l'iscrizione alla seconda agli alunni che avevano frequentato nell'anno precedente la classe prima con esito positivo nell'istituto tecnico, si ebbero nell'anno scolastico 23-24, il primo anno, 2 classi. La prima con 7 alunni e la seconda con 32, per un totale di 39 alunni, di cui 10 provenienti dal ginnasio inferiore, che sarà poi la scuola media, 1 dal liceo classico e 21 provenienti da vari istituti tecnici. Nel secondo anno scolastico, 24-25, le classi funzionanti furono 3, con 16 alunni iscritti alla prima, 7 in seconda, gli iscritti alla prima erano stati promossi tutti, e 20 in terza. Nella seconda i professori avevano avuto la mano un po' più pesante. Alunni in totale 43. Sostanzialmente immutato il collegio dei professori, con la sola aggiunta del professor Giuseppe De Iorio, ordinario di lettere italiane e latine, un famoso latinista a quell'epoca, e la sostituzione del professor Guglielmo Micheli, ordinario di disegno, al posto del professor Pietro Baratti. L'annuario del cinquantenario, nel cinquantenario fu fatto un piccolo annuario molto, molto fatto bene, molto utile, ci informa di alcuni interessanti particolari relativi alla situazione dei locali e dell'arredamento nella scuola italiana. La questione dei locali è stata sempre la tragedia. Il locale, come sappiamo fornito dall'Istituto Tecnico, consta di 2 aule ordinarie, di un'aula grande per il disegno e di una sala per la presidenza e la segreteria, erano insieme. Delle 3 aule una sola è ben esposta, un'altra è in pessime condizioni di luce. L'aula per il disegno accoglie anche la biblioteca dei professori e quella degli alunni. Il materiale didattico, primo nucleo dei costituenti gabinetti scientifici, è conservato in una delle aule ordinarie. Mancano una sala conveniente per i professori e un idoneo spogliatoio per le alunne, che erano tenute, come sapete, fino a tempi miei, a venire a scuola con un rigoroso grembiule nero abbottonato fino al collo. E come dicevo l'altra volta, al liceo classico dovevano entrare e uscire dall'entrata di servizio, perché dall'ingresso principale potevano entrare soltanto i maschi. Come si vede, i locali erano decisamente insufficienti, e per quanto tutte le aule fossero state orgogliosamente dedicate, analogamente a quello che si è visto per il liceo classico, ai nomi di 3 decorati di medaglia d'oro: il capitano Gian Pietro Marcucci Poltri, casentinese, caduto nella guerra libica, i tenenti Giuseppe Benvenuti e Giuseppe Mancini, caduto nella Grande Guerra. Al Mancini verrà dedicato lo stadio, allora fuori Porta Santo Spirito, oltre la ferrovia. Ci voleva molta forza di volontà e determinazione e anche fantasia da parte di tutte le componenti per svolgere degnamente l'opera educativa e didattica. Risulta dal suddetto verbale che si riponevano grandi speranze nel completamento del Palazzo delle Poste,
allora in costruzione, che avrebbe lasciato libero l'edificio occupato dall'amministrazione postale in Piazza della Badia, dove, come sapete, veniva la posta da Firenze, no? E, anzi, per decenni si era celebrato lì il rito dell'arrivo dei 50 o 70 muli che portavano la posta da Firenze. Date le maggiori difficoltà nell'allestire i laboratori, si pensò subito ad allestire le biblioteche dei professori e degli alunni. Il nucleo fondamentale della biblioteca dei professori fu costituito dalla collezione Scrittori d'Italia di La Terza, che comprendeva 57 opere in 88 volumi, donata dal Ministero, che per verità continuò tutti gli anni a mandare lì i volumi man mano che venivano pubblicati. La biblioteca degli alunni cominciò a funzionare fin dal secondo anno di vita della scuola, e precisamente dal 22 gennaio 1924, con 59 libri donati dagli insegnanti e 47 acquistati dagli studenti stessi, che si tassavano con piccola tassa per comprare libri, in particolare, anzi davano un contributo mensile per comprare libri. E poca favilla, gran fiamma seconda, ammonisce Dante, e infatti al momento della celebrazione del cinquantenario trovo che nel 1973 le biblioteche contavano, quella dei professori, 3.522 libri, e quella degli alunni, nata per opera e volontà degli alunni stessi, ben 3.716 libri. Ben diverso il discorso del gabinetto scientifico, che, essendo molto più costoso, fu allestito grazie a un contributo sostanzioso del Ministero. Il verbale d'epoca ci informa che furono donati, virgolette, alcuni buoni strumenti di fisica, vetrerie per la chimica, modelli cristallografici e una collezione di minerali. Sempre con contributo del Ministero fu acquistato materiale per l'insegnamento del disegno, cioè 30 calchi in gesso di pezzi architettonici di diversi stili e 176 fotografie in grande formato di opere d'arte. Quando io arrivai allo scientifico c'erano ancora parecchi di questi calchi in gesso, che poi proprio durante la mia presidenza furono restituiti. Ce n'è rimasto uno, il più bello, che non lo volli cedere, e ora troneggia nella presidenza della Cicalini. Forse c'era anche, forse l'aveva conservato anche Grotti. E sono note queste che fanno sorridere. Certamente dovette essere necessaria, giova ripeterlo, a questa piccola comunità educante una buona dose di fantasia e di forza d'animo per lavorare con serenità. E nel marzo del 24 il preside, allo scopo di costituire la cassa scolastica, rivolse un appello tanto nobile quanto accorato, che ho trovato nell'annuario e che merita di essere riportato per intero. Perché la povertà non mortifichi l'intelligenza, perché la nazione possa valersi del contributo spirituale e intellettuale di tutti coloro che sono per natura atti ad offrirlo, perché nella scuola i giovani imparino a conoscere e ad amare la patria come vincolo di fratellanza amorosa, come madre che non conosce differenze di nascita e di ricchezza fra i suoi figli migliori, perché la scuola diventi sempre più palestra di solidarietà nazionale ed umana, strumento efficace di educazione civile, e raccolga sui banchi non indifferenti coetanei ma affettuosi fratelli, vuole il governo che ogni istituto di istruzione abbia la sua cassa scolastica. Essa provvederà ad aiutare gli alunni poveri, purché meritevoli e degni per natura, dono di intelligenza e per costanza di volontà, ad incoraggiarli, a premiarli delle loro fatiche e della loro fede, e curerà altresì tutte quelle attività che necessariamente debbono integrare l'opera della rinnovata scuola italiana, perché essa possa essere veramente feconda di importanti risultati: biblioteca scolastica, sala di lettura, proiezioni illustranti i vari punti dei programmi di insegnamento, iniziative atte a far vivere insieme gli alunni educandoli alla disciplina nazionale e sociale, premi che facciano sentire praticamente il valore dello studio, diano la soddisfazione materiale del compiuto dovere, aiutino le famiglie. Questo liceo scientifico, che raccogliendo le più fattive forze della provincia sorge oggi a vita, intende fondare la sua cassa scolastica e rivolge perciò a tutti, discepoli e loro famiglie, cittadini, enti, associazioni, autorità, un caldo appello perché vogliano collaborare all'opera con le loro offerte, quali si siano.
sempre efficaci e nobili. La sottoscrizione, come si rileva dal prosieguo dagli atti, non dette il risultato sperato. Per quanto fra gli operatori ci fossero il Comune d'Arezzo, l'amministrazione provinciale, alcune banche, enti, varie personalità civili e religiose, un contributo notevole fu dato dagli alunni, i quali versarono l'avanzo di gestione della loro biblioteca e il residuo della sottoscrizione per l'acquisto della bandiera del liceo scientifico. Al di là di tutto, sì, c'era proprio la bandiera del liceo scientifico, al di là di tutto è veramente notevole e fa perfino tenerezza l'entusiasmo con cui insegnanti e alunni lavoravano nella nuova scuola, sentendola come cosa propria e cooperando perché si affermasse come centro di cultura viva. Il libro del cinquantenario ricorda una cosa che ritengo di particolare interesse. Si cercava di rendere in qualche modo gli alunni gestori in prima persona, siamo nel 1924, dell'attività socio-culturale della scuola, introducendoli alla ricerca mediante lo stimolo a svolgere relazioni, le più meritevoli delle quali venivano recitate davanti agli studenti e ai professori. Trovo da un'altra fonte diverse lezioni, ne cito due. Una dello studente Oberdan Tomassini sulla medicina ippocratica. Tomassini fu titolare della sesta e poi della quarta condotta medica di campagna, diventerà un medico di larga fama cittadina e quando ero ragazzino era il nostro medico di famiglia e aveva fatto la relazione davanti ai professori sulla medicina ippocratica. E quella di uno studente eccellente, il giovane Amintore Fanfani, non a caso sul tema la conquista del Polo Nord, tema che fu evidentemente di buon auspicio per le future conquiste del giovane. Fra gli studenti, infatti, che chiesero l'iscrizione alla seconda del liceo scientifico fu Amintore Fanfani, figlio di Giuseppe Avvocato, nato a Pieve di Santo Stefano il 6 febbraio 1908. Mi soffermo un attimo perché è lo studente più illustre del liceo Reti. Il giovane aveva iniziato gli studi nell'Istituto Tecnico di Treviso, dove era stato collocato a dozzina, come allora si diceva, presso una famiglia amica. Promosso a giugno, era stato riavvicinato mediante l'iscrizione alla seconda classe del liceo scientifico, che era consentita per quell'anno dalla normativa. Ben guidato dai professori, il futuro statista si rivelò uno studente modello, pur non raggiungendo risultati di eccellenza, cosa che si verificò invece più avanti, come ora vedremo, alla maturità. Da tenere presente che dovette recuperare in poche settimane un anno di latino e non si facevano sconti a nessuno. Ebbe in seconda un professore di lettere, allora famoso latinista, Giuseppe De Iorio, succeduto al professor Bucci. Non riportò mai un'insufficienza nel corso dell'intero anno scolastico, guadagnandosi la promozione a giugno fra i primi della classe con 5-7 e 2-6. Foto 1, eccolo là. E vale la pena di sottolineare anche l'impegno che doveva richiedere un corso di studi a carattere nettamente umanistico in una classe per giunta composta di soli 25 alunni, un numero decisamente inferiore agli standard dell'epoca, cosa che comportava, come si può ben immaginare, considerando anche che la scansione dell'anno scolastico era per bimestri, il che significa che c'era lo scrutinio ogni due mesi, il che significa che 25 alunni erano praticamente interrogati tutti i giorni in tutte le materie, un carico che oggi nessuno studente riuscirebbe a sopportare. La selezione nel prosieguo del corso fu enorme, soltanto 14 candidati, 11 maschi e 3 femmine, si presentarono nel luglio del 26 al termine del quadriennio all'esame di maturità. Come si apprende dal quadro, foto 2, dopo tre quarti di secolo non ritengo di violare la privacy, perché non capisco perché pronunciano privacy, in inglese si dice privacy, oh. Ti guardano male quando dici privacy, come se tu fossi un ignorante. Soltanto 5 di loro ottennero il sospirato diploma e risultarono, come allora si diceva, approvati. 4 furono respinti, si diceva così, senza mezzi termini, si è continuata a dire così fino alla nuova recente normativa.
anche si sottolineava spietatamente le insufficienze con l'inchiostro rosso. 5 furono rimandati a ottobre, uno solo dei quali mancò il bersaglio. E una curiosità, un candidato ebbe momentaneamente sospesa la maturità perché c'erano delle incertezze nell'esame di educazione fisica. Provate a pensarla oggi, una cosa di questo genere. Il candidato Fanfani conseguì la maturità scientifica, non proprio a pieni voti, 7,37 di media con 3,8 in italiano, storia e disegno, e 5,7 in latino, tedesco, filosofia, matematica e scienze. E sono le foto 3, 4 e 5. Questa è la foto che avete già visto. I Fanfani è il nella fila più di quelli in piedi in alto, è il terzo da destra. Se vai avanti, terzo? Sì, questo? Sì, no, è già sottolineato, vai avanti. È già, ecco, questo è il giovane Fanfani. E poi c'è un'altra. Ecco, questo è Fanfani quando tornò nel cinquantenario per fare la Lectio Magistralis. Quindi lui è uscito nel 26 e tornato nel 73 a fare la Lectio Magistralis. E l'educazione fisica non era allora valutata in decimi. Peraltro è da considerare una votazione di eccellenza, il lodevole, conseguito dal giovane che risultò comunque il primo assoluto della classe. E dato l'esiguo numero dei candidati, qui va chiarita una cosa, l'esame di maturità ebbero luogo presso l'Istituto Leonardo da Vinci di Firenze, donde l'erronea convinzione che il Fanfani fosse uscito dal Leonardo da Vinci di Firenze. Lo scientifico andò a fare gli esami e in tempi di par condicio noterò che delle compagne di classe di Amintore, che dovevano essere ragazze non prive di fegato per affrontare nel 1923 degli studi a carattere scientifico, e 2 furono approvate, una a giugno e una a ottobre. Un'altra invece fu inesorabilmente respinta, con uno striminzito 6 a latino. Evidentemente aveva forse sbagliato scuola. La leggenda della maturità, quale temibile atto finale dei nuovi corsi di studio gentiliani, incubo dichiarato da fior di professionisti, incubo provato anche, credo, da tutti coloro che hanno fatto una maturità, e anch'io, sognare la notte che... Questo l'ho sognato quando ero già preside, sognare la notte che non mi valeva l'esame di Stato e lo dovevo rifare. E mi sono svegliato. E questo è stato un incubo, la maturità gentiliana. A questo punto mi anticipo la storia di un altro alunno eccellente del Redi, e che ha conquistato fama internazionale, la cui vicenda merita di essere ricordata, perché costituisce un capitolo importantissimo della storia di quelli che sono sbrigativamente liquidati come errori giudiziari, dovuti invece a superficialità nelle indagini, insabbiamenti, depistaggi, calunnie, intercettazioni trascritte male e non controllate da magistrati che vogliono soltanto chiudere il caso. Errori giudiziari laddove per le vittime hanno effetti devastanti e creano traumi psicologici sovente insuperabili per le persone comuni, e più ancora quando irreparabilmente distruggono la vita e la credibilità e l'onorabilità e di conseguenza la carriera di personaggi della cultura, dello spettacolo e della scienza, come appunto capita a uno scienziato aretino Docche, che era divenuto nel suo campo un'indiscussa autorità a livello internazionale. Parlo di Enzo Boschi. Eccolo. E ricordo un gustoso episodio della sua retinità. Lo chiamai a tenere una lezione magistrale sui terremoti. Feci grande propaganda, ricordando appunto che era stato alunno del Redi. Riuscì a creare grande attesa, tant'è vero che l'Aula Magna era strapiena. Tutti aspettavano questo Boschi che doveva arrivare e che cosa avrebbe detto. E beh, all'atto di entrare nell'Aula Magna, per la pericolosità delle scale, che sono un difetto originale dell'Aula Magna, avendo un braccio morto, il braccio destro morto per un incidente che aveva avuto con la Lambretta fin da studente, inciampò
si riprese miracolosamente e gridò Maremma Maiala. E così queste furono le prime parole del professor Boschi entrato al liceo scientifico. Si accorse della cosa abbastanza sconveniente e a modo attenuante borbottò, ci mise una bella briscola, ma insomma uno non è un vero aretino se non dice Maremma Maiala. E quella scala è veramente insidiosa. Quando venne la Levi Montalcini, a scanso d'equivoci la guantai sotto braccio e la portai giù quasi di peso, perché un'eventuale caduta della Levi Montalcini sarebbe stata la rovina per il liceo. E un'altra lezione magistrale fu quella della Alche, se tu vai avanti. Sì. Ma cos'è? La Levi Montalcini e la Alche. Il Boschi, nato ad Arezzo il 27 febbraio del 42, dopo gli studi superiori compiuti a Redi, dei suoi professori ricordava sempre con venerazione soltanto Alberto Fatucchi. Il Boschi si laureò in fisica a Bologna, proseguì gli studi a Cambridge in Inghilterra, in Francia a Parigi, negli Stati Uniti a Pasadena e ad Harvard. Nel 75 ebbe la cattedra di sismologia a Bologna, dove aveva studiato. Tralascio il suo cursus honorum che è impressionante. Vado alla sua presidenza dell'Istituto Nazionale di Geofisica dal 1983. Nel 1999, ormai scienziato di fama internazionale, in pratica fondò il nuovo INGV, Istituto Nazionale di Geodesia e Vulcanologia. Ne tenne la presidenza fino al 2011, quando la ministra Gelmini lo sostituì con Domenico Giardini, che peraltro era un suo allievo, presidente del Servizio Sismico Svizzero. E qui comincia la disavventura, o meglio l'incubo, per lo scienziato aretino, perché a seguito del terremoto dell'Aquila, già nel 2010, ultimo anno della sua presidenza dell'Istituto, era iniziato il processo che lo vedeva indagato e successivamente condannato a 6 anni di carcere per non aver comunicato adeguatamente il rischio sismico cui erano sottoposti gli abitanti dell'Aquila, cosa che fece ridere tutta l'Europa, perché per l'assurdità dell'accusa e della condanna, tanto più che nell'85 era stato criticato per il verso opposto, perché sulla base di statistiche che lui credeva di dover rendere pubbliche, previde un terremoto in Garfagnana che naturalmente non avvenne, e ne fece le spese il ministro pro tempore. Stette sulla graticola fino al 2015, quando la Cassazione sentenziò in maniera definitiva, con formula piena, che era stato un abbaglio, appunto un errore giudiziario, che il fatto non sussisteva. Grande soddisfazione, ma ormai una vita intera di studi brillantissimi e di lavoro intenso ed assiduo era definitivamente stroncata. L'uomo che vestiva Caraceni, che portava cravatte di marinella, era finito. E nascondeva con elegante disinvoltura il braccio morto. La morte gli dette la pace 3 anni dopo, a 76 anni, e non escluderei un effetto psicosomatico dovuto al dolore e allo stress di questa accusa. E questa vicenda stigmatizza la deriva antiscientifica a cui è precipitato il paese che fu di Galileo, perché ogni volta che c'è un evento catastrofico, uragano, tempesta, si cerca qualcuno da dare in pasto al popolo inferocito, e si processano sindaci, meteorologi, presidenti di provincia, giù, perfino cantonieri, stradini e chi più ne ha più ne metta. Perfino addetti a manutentori del verde perfino sono stati indagati. E la ricerca del capo espiatorio in Italia è un'arte raffinata e molto molto diffusa. La colonna infame incombe, e io sarebbe l'ora che Arezzo dedicasse una strada a Enzo Boschi. Ma torniamo a riavvolgere il film. Nell'ottobre del 1925 si ebbe un corso completo dalla prima alla quarta classe, e il liceo gradualmente trovò una sistemazione abbastanza rigorosa nel primo piano del Palazzo di Badia. Poteva usufruire di aule alle quali si accedeva dal bellissimo Cavedio, e poté contare sul contributo che la provincia non cessò mai di erogare, anzi lo accrebbe.
va detto questo, di anno, in modo da consentire l'arredamento, l'acquisto di materiale bibliografico, didattico, scientifico, di cui anche mediante i contributi dello Stato si ebbe sufficiente dotazione. Per i primi 40 anni la scuola vivacchiò a seguito del fratello maggiore, del classico e del tecnico, con una o due sezioni, ma con l'inizio della nuova scuola media unica avvenne l'improvviso decollo. L'afflusso dei licenziati portò subito le classi a 10, gli alunni a 241, con una vertiginosa espansione in concomitanza con il cinquantenario nel 73. Gli alunni arrivarono a 984 con 9 prime, 8 seconde e 9 terze, e la foto dovrebbe essere 6-4. Questo grafico vi dice tutto. Vedete che schizzo che c'è improvviso, da un vivacchiare improvvisamente c'è un balzo leonino. La crescita era ormai inarrestabile. Il liceo scientifico ebbe ormai definitivamente come termine di confronto il commerciale e il tecnico. Naturalmente il liceo scientifico si affermava in tutta la provincia. Nel 1942-43, al 1942-43 risale la fondazione del liceo scientifico di Castiglione Fiorentino, intitolato al matematico e avventuriero Giovanni da Castiglione. Nel 1951-52 ci fu una sezione staccata a Montevarchi e nel 54-55 una a San Sepolcro. Nel 71-72 una a Poppio, ormai lo scientifico non lo fermava più nessuno. Tutte divenute licei autonomi. Complessivamente, fra Arezzo e provincia, nell'anno del cinquantenario il Redi aveva 2.328 alunni. Un record assoluto per Arezzo e per l'intera provincia, mai più raggiunto né dal Redi né da nessun'altra scuola. Il Redi, nei suoi primi 40 anni, prima dell'Exploit, essendo una scuola di piccole dimensioni, si può dire che fu una vera agenzia educativa in cui tutti gli alunni si conoscevano bene. I professori vivevano il lavoro quotidiano in un clima di vera sodalitas, solo un po' turbata dai grandi disagi della Seconda Guerra Mondiale e dell'immediato dopoguerra. E gli esami del 1944, anno di passaggio del fronte, si svolsero parte a Giovi e parte a Montevarchi. E veniamo a una caratteristica piuttosto negativa dei primi 50 anni del Redi, quella di non aver mai avuto un edificio proprio. Per una ventina d'anni fu ospitato nel Palazzo di Badia, poi, dopo una breve sistemazione al pian terreno della sede dell'amministrazione provinciale, fu ospitato al secondo piano del convitto nazionale con ingresso da via Carducci, e solo nel 65 trovò una decorosa sistemazione in un'ala dell'attuale edificio di via Leone Leoni, di fatto in equa spartizione con l'Istituto Tecnico per Geometri, che nel frattempo era divenuto autonomo, distaccandosi dalla sezione commerciale, e appunto in via Leone Leoni si era impiantato, costruendo, come vi ho accennato, e in quella che ancora oggi l'Aula Magna, intitolata Francesco Redi, la pressa idraulica. Ma entrambe le scuole erano sulla cresta dell'onda. La crescita costrinse il Redi alla ricerca, fra l'altro i geometri entravano dall'ingresso principale, lo scientifico entrava dal piazzale inferiore. Entrambe le scuole erano sulla cresta dell'onda, la crescita costrinse il Redi alla ricerca di una succursale che fu individuata nella sede di via Schiaparelli, l'ex fabbrica dell'oro della Gori e Zucchi. È un grande plesso dove trovarono sistemazione anche l'Istituto Professionale Vasari e alcune classi di scuola elementare. L'annus horribilis del Redi sotto il profilo dei locali fu il 71-72, nel quale gli alunni furono dislocati in quattro sedi. La sede centrale di via Leone Leoni, 3 succursali, via Schiaparelli, via Benedetto Varchi e largo 16 luglio. L'impossibilità di disporre un locale abbastanza ampio per contenere tutto il liceo ha creato problemi di organizzazione, di coordinamento e psicologici di notevole gravità, che io posso capire, perché la necessità di spostare per un anno
una sezione dello scientifico all'ITIS Galilei si è presentata anche durante la mia presidenza a motivo di lavori non rimandabili alla pausa estiva. E lo spostamento di una sola sezione per un anno, e precisamente la D, creò grossi problemi. Posso immaginare i problemi creati dalla presenza di tre succursali a tre capi della città. Liceo scientifico comunque ha costituito, fin dagli anni 60 del secolo scorso, una valida alternativa al liceo classico. Per la serietà degli studi, per l'impostazione sempre più rigorosamente scientifica del suo insegnamento, in equilibrio con l'anima umanistica gentiliana, nonché per la sua apertura alla modernità. I grandi docenti del Redi sono decine, ma è quindi impossibile citarli, ma alcuni ritengo doveroso perché hanno incarnato l'essenza stessa del Redi come scuola capace di trasformare le materie in vera e duratura cultura. Penso a Pertinace Pofi, che ha formato generazioni di studenti, anche come preside, Vincenzo Polidori, che non ho avuto la fortuna di conoscere, pluripremiato per i suoi carmi latini, latinista di grido e poeta latino, gli illustri pittori Fernando Casalini e Antonio Faccioli, un caro amico fraterno Giorgio Cerbai, che poi è stato alla guida del CONI dal 93 al 2021, Vittorio Dini, poi docente di antropologia culturale e sociologia dei processi culturali nella facoltà di magistero dell'Università di Siena ad Arezzo, il citato Alberto Fatucchi, protagonista per decenni della vita culturale aretina, Vincenzo Dell'Angela, se vai a vedere la foto 7, al quale è stato intitolato il laboratorio di fisica e che poco prima di morire ha fatto dono al liceo della sua biblioteca, e non ultimo Carlo Starnazzi, che ha portato al liceo il suo prestigio di studioso di Leonardo a livello internazionale, al quale è stata intitolata la sala docenti. E il Fatucchi, Cappello, Dell'Angela sono stati il tridente principale del liceo scientifico. La Quintilia Cappello è stata il terrore di ragazzine, però sono stati tre insegnanti che hanno formato. Ho i ricordi di mio fratello e i ricordi di mio cognato che mi hanno raccontato di come il Fatucchi riuscisse veramente a trasformare ogni lezione in una scuola di vita. Parlava spesso in latino, quando interrogava diceva adveniat e latinizzava il nome. E mi ricordo il caribù Migliorini, che era terrorizzato quando diceva adveniat migliorinus, quando sentivo dire migliorinus quasi svenivo. Gli anni dal 50 al 60 non solo furono gli anni in cui, passato il ciclone della guerra, si rifecero gli inventari, si ristrutturarono i gabinetti scientifici e le biblioteche, ma si attuarono cineforum e recite memorabili, c'ero anch'io nel pubblico, al Petrarca La Bottega del Caffè di Goldoni, organizzata da un altro grande docente del Redi, il professor Rapisarda. Foto 7, 3 e 7. Si organizzarono gite. Qui vedo in sala il generale Pampaloni, era uno degli attori, faceva credo il capitano delle guardie in questa bottega del caffè. Si organizzarono gite in Italia e all'estero, si iniziò un'intensa collaborazione con le famiglie, le quali, prendendo annualmente il via il giorno dell'inaugurazione dell'anno scolastico, festa della consegna dei diplomi ai maturi, veniva realizzandosi poi proficuamente lungo tutto l'arco dell'anno scolastico. Ho un capitolo a parte sul quale mi devo soffermare, è quello dell'attività sportiva, nella quale il Redi ha sempre primeggiato praticamente in tutte le discipline, nel calcio e nell'atletica, fin dai primordi della sua storia. Si pensi che già fra il 1923 e il 1934, con una popolazione scolastica oscillante intorno alle 50 unità, compresi i convittori e le ragazze, per le quali una seria attività sportiva, a causa della scarsità del numero, comincia molto più tardi, addirittura nel 1949, però
con una fortissima squadra di pallavolo che si distingue con merito contro un'unica ma fortissima avversaria che era la famosa Etruria di Cortona. Con una popolazione, dicevo, oscillante intorno alle 50 unità, Gaetano Bidini conquistò il record italiano assoluto del lancio del peso. Dal 69 in poi, in atletica leggera, le ragazze saranno imbattibili. Quando nel 34 il liceo comincia a crescere, alunni del liceo si impongono anche a livello nazionale, nello sci, pallacanestro, marcia a squadre, scherma e staffetta 4%, con velocisti famosi, più o meno miei coetanei che ho conosciuto personalmente da studente, perché il classico faceva educazione fisica da una parte e dietro una siepe c'era dall'altra parte lo scientifico con un professore di cui ora vi dirò. E io ho conosciuto Angelo Bernardini, Lisandro Michi, il Fierli, che poi fu anche presidente del gruppo folcloristico di Lucignano, e Giuliano Caloni, il mitico Lolo, il grande chirurgo, col quale iniziai, Vittorio Caloni, scusate, col quale iniziai proprio allora un'amicizia che è durata fino alla sua morte, e lo Scatolini, detentore per anni del record provinciale. Il calcio, a partire dai primi anni 40, è naturalmente lo sport più gettonato in assoluto a reti, con risultati a dir poco eclatanti. I verdi, dal colore ufficiale della maglia, vincono sistematicamente la Coppa del Provveditore a partire dalla prima volta storica del 1956, foto 8. E questo è un foto importante perché qui vedete uno dei presidi leggendari dello scientifico, il professor Zanelli. Sì, quello di a sinistra. E accanto, ecco, facciamo conoscenza con un personaggio mitico del Redi, il professor Florido Magrini. E nel 56 fu la prima volta che, come si diceva allora, Davide vinse Golia, perché ovviamente Golia era il tecnico commerciale, cosiddetto per la soverchiante quantità della popolazione scolastica. A volte nei giornalini si parlava addirittura della pulce contro il leone, e la pulce può vincere il leone, infatti la pulce, cioè lo scientifico, vinceva il leone, cioè il tecnico. Il tecnico veleggiava intorno ai 1000 quando lo scientifico arrivava a malapena a 200. La pulce d'elefante, si diceva, pulce d'elefante. Eppure, nella memorabile partita, il liceo batté per 1-0 l'Istituto Tecnico Commerciale, nella cui squadra c'erano presenti 7 giocatori dell'Unione Calcio Arezzo. Nel 36 il liceo scientifico, con soli 23 atleti in condizione di fare agonismo, vide i verdi vincere a pallacanestro, nella corsa campestre e arrivare secondi in atletica leggera. Una squadra, quella degli anni 45, 46, 47, è rimasta leggendaria. Andrebbero citati tutti i giocatori, ma come non ricordare almeno Enzo Pecchi, poi attaccante dell'Arezzo in Serie C e recentemente ricordato anche nel volume del centenario dell'Arezzo. Benché lo sport nella scuola inizi ufficialmente nel 51, auspicato dal CONI e realizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione, il liceo Redi aveva cominciato molto prima di quella data a trattare con onore tutte le specialità, compreso il tennis, anche se in maniera non ufficiale, e ha continuato con i suoi verdi ad accumulare successi a getto continuo, grazie a un professore che merita di essere nominato per tutti, Florido Giuseppe Magrini, 8C, lo vedete quella di prima. Qui, no, questa è quella della prima vittoria nella Coppa dei Provveditori. Poi ci dovrebbe essere una, ecco, qui ce n'è un'altra, c'è accanto un'altra professoressa molto molto famosa, la Barbini. È merito di suo se tutti i sodalizi sportivi cittadini hanno sempre trovato nel Redi una sorgente inesauribile di elementi validi per l'attività federale. Il Redi a sua volta ha avuto sempre in piena forma per le sue gare molti atleti tenuti in efficienza proprio a questi sodalizi. Purtroppo, a partire dagli anni 70, i gruppi sportivi nelle scuole sono venuti calando, un po' calando, ma questo è un altro discorso. Dai primi anni 70 il liceo scientifico cresce, come si è visto, in maniera vertiginosa, e seppur si evidenziano nel settore dello sport scolastico maggiori difficoltà
sia per l'organizzazione dei campionati studenteschi. La fase nazionale è riservata non sempre a tutte le discipline, ma a rotazione di anno in anno. Sia per la reperibilità di spazi adeguati per le varie preparazioni, l'attività sportiva è sempre sugli scudi. Il liceo scientifico si evidenzia anche in questi ultimi anni, qualificandosi con le squadre di atletica leggera, allievi junior e maschile e femminile, nuoto per le fasi regionali, pallavolo allievi, orienteering, ginnastica maschile e femminile, con allievi alla fase nazionale e a quella interregionale, con la pallamano femminile. Con l'evolversi degli indirizzi scolastici, il liceo scientifico è il primo istituto che introduce l'indirizzo del liceo sportivo, sotto la presidenza di Anselmo Grotti, che oltre a percorsi tecnicamente più specifici affronta l'insegnamento e la valorizzazione dell'etica sportiva, diventandone scuola polo. E ora ci torno sopra fra un po'. Nove progettualità che rientrano nei valori dello sport e sono tematiche che accompagnano il percorso scolastico. Da evidenziare l'inaugurazione di un'aula di scienze in memoria di Roberto Lorentini, ex alunno diplomato nel 73, che ha sacrificato la propria vita in Belgio nel famoso soccorrere le persone vittime del crollo di una parte dello stadio di Heysel nell'85, e morì con lui la Giusy Conti, che era alunna nostra, faceva la seconda nel liceo classico. E ricordo sempre, ogni volta che mi torna in mente, con grande dolore, perché ero vicepreside e toccò a me di firmare a questa ragazza il permesso per l'uscita anticipata del venerdì. Venne tutta entusiasta, sorridente, avvolta col foulard della Juve. Avessi potuto dirgli no, non ti ci mando, ma queste cose non si possono sapere. Aggiungo che ho avuto il piacere di conoscere il professor Magrini di persona all'inizio dell'avventura dell'Università dell'Età Libera, perché ho il piacere di testimoniare che le lezioni del Magrini sulla realtà e l'etica dello sport erano godibilissime per la competenza, la franchezza garibaldina del suo approccio con i discenti e soprattutto con le discenti, che chiamava Buzzicone e le invitava a fare ginnastica per eliminare la pancia. Vedo qui la cara amica Velia Guiducci, che figura negli annuari come un'atleta di prim'ordine, di spicco nel liceo, e anche titolare di premi, borse di studio, eccetera, eccetera. Era bravina. E ritengo doveroso ricordare che si deve anche al Magrini, questo si dimentica sempre, per la collaborazione col mai dimenticato Vittorio Dini, che insegnava al commerciale, ma era stato anche un anno all'istituzione ad Arezzo, del gruppo Sbandieratori 10 e 11. Queste sono foto con la famosa maglia verde, la scritta liceo scientifico, dove grazie, credo sia questo. Spessissimo il liceo scientifico era sul podio, spessissimo, erano vincitori. E si deve. Volevi vedere gli sbandieratori? Sì, ci dovrebbe essere due. Ah, questo, vedete, quello. Questa è la foto delle nozze della Boschi, altra atleta del liceo scientifico. Quello che compare sulla spalla destra della sposa è Roberto Lorentini. E ai successi ottenuti in tutto il mondo col gruppo Sbandieratori si deve se il sindaco Gnocchi, dopo aver favorito la costituzione delle federazioni italiane e internazionali dei giochi della bandiera a San Marino, chiese e ottenne che proprio Arezzo fosse prescelta quale sede dei primi giochi mondiali della bandiera. Un evento epocale sotto il profilo del rapporto fra sport e folklore, nel quale, come vedete, c'è anche parecchio zampino del liceo Reti. Perdonatemi un flash nel passato recente: a me è capitato di aggiungere, grazie alla collaborazione con un professore col quale siamo rimasti grandi amici, Loris Rondoni, un pezzo unico alle specialità sportive coltivate nella grande famiglia del Red, il pallone col bracciale, che era famosissimo prima che si diffondesse il calcio.
dopo un'intensa fase di preparazione, il campo del bracciale era quello fuori porta Trento e Trieste, quel grande muro era il muro dove rimbalzava il pallone col bracciale. Ora detto gioco del pallone. E dopo un'intensa fase di preparazione, curata da Rondoni, dopo aver acquistato tutto il materiale, facendo inferocire la allora segretaria che non riusciva a capire perché dovessimo spendere tanti soldi per comprare aggeggi che le sembravano pazzie, e andammo nella Tana del Leone a Treia, dove c'è il centro nazionale del gioco del pallone. Disputammo una partita dove fummo sconfitti clamorosamente, ma però è importante esserci stati. Foto 12. Sì. Una data importante per l'educazione Girardelli è il 44, perché in quell'anno il primo della mia presidenza furono finalmente abolite le squadre e ogni professore ebbe la sua classe. E devo dire che questo fu un colpo di mano del sottoscritto, perché io non avevo una vera e propria delibera del collegio dei docenti. Imposi il cambiamento, un gesto che avrei potuto pagare caro, perché i docenti di educazione fisica non la presero bene. Una professoressa che per l'innovazione perse il posto si appellò al TAR. Ricordo che il dottor Mendicino mi chiamò e mi disse: ma è una cosa seria, dice, è grave. Io, con l'incoscienza dei principianti, non mi preoccupai più di tanto, per due buoni motivi. Primo, che l'abolizione delle squadre era un po' dappertutto, era frutto di una mentalità medievale, decisamente obsoleta. Secondo, perché il collegio, ufficialmente schierato a difesa dei colleghi, sotto sotto invece era segretamente plaudiva, e i tempi in effetti erano cambiati, e il TAR naturalmente mi dette ragione, ero partito col piede giusto. Oltretutto l'insegnante in questione aveva trovato subito il posto all'ITIS, per cui il giudice non ravvisò il danno. Fra chi disse che ci sarebbe stato un divario fisico fra le femmine e i maschi, per esempio nel giocare a pallavolo, incautamente si dette la zappa sui piedi, fornendomi buon gioco per controdedurre che nella scuola l'attività fisica non è agonistica e quindi la differenza non esiste. Oh, devo tornare agli sviluppi della vita del liceo, che negli anni 60 ai 90 si è trovata a dover risolvere nel modo migliore possibile, non sempre come sarebbe stato necessario, i grossi problemi della sua vertiginosa espansione. Nel 65 è iniziata la partecipazione organica degli studenti alla vita del liceo mediante un comitato studentesco, fu fatto anche un giornalino detto Il Chiodo, che poi fu continuato con Il Redi, ma cose che finirono perché non c'erano i soldi. Eccoci al salto epocale della scuola italiana e quindi anche del liceo scientifico, che avviene con la legge 30 luglio 1973 numero 477, comunemente conosciuta come legge sullo stato giuridico del personale. È una legge che contiene in sé norme destinate a incidere profondamente nella nostra scuola, con i famosi decreti delegati che entrano in vigore il 1 ottobre del 74. Sorvolo su tante cose che ora il tempo stringe. Furono istituiti i distretti scolastici, la scuola si imponeva come strumento democratico di formazione e orientamento. La cosa interessante, vado subito a questo, è che il Redi aveva anticipato i decreti delegati, perché fin dal 1970 al Redi c'era il consiglio dei genitori, perché il collegio dei docenti aveva accolto e reso ancora più efficace un invito del Ministero. La questione della sede, non posso trascurare alcune cose. Non si deve pensare che la sistemazione nel plesso unico in via Leone Leoni, a seguito del collocamento dell'Istituto Tecnico per Geometri nel centro scolastico di Viale Mecenate, risolvesse i problemi. Perché la popolazione scolastica del liceo negli anni 80 e 90 continuava a crescere inesorabilmente, e la preoccupazione più grossa è stata quella di garantire aule adeguate per numero e qualità. E nel 94, quando entrai al liceo scientifico, la mia presidenza è stata funestata da un cantiere aperto continuo per tutti i miei 16 anni, con tutte le complicazioni dovute alle ditte che vincevano le gare, poi subappaltavano, i subappaltanti scappavano portando via tutto quello che potevano, una volta ci portarono via addirittura l'incudine e il trapano, strappandolo dal tavolo con tutta la colonnina. Insomma, abbiamo dovuto superare anche un famoso episodio di vandalismo. Nel 2007
un ex alunno farabutto ci allagò la scuola, fai vedere quei farabutti della Nazione, fecero una copertina intera, e quando io entrai vidi quello sfacelo, quell'allagamento, però non ebbero soddisfazione perché ci mettemmo subito al lavoro e il giorno dopo tutte le lezioni erano in funzione, sfruttando tutti i locali, i laboratori, i sottoscala, le soffitte, non ebbero soddisfazione. Poi i vandali, la Digos con un mese di indagini li beccò tutti e i loro signori genitori dovettero pagare parecchio, pare 5.000 euro. Oh, dunque, andiamo a salto perché è veramente un po' tardi, però ci sono ancora cose che devo farvi vedere. Non si pensi che la provincia entrava in possesso delle risorse economiche trasferite dai comuni, perché la provincia entrava in possesso di tutte le scuole superiori e le risorse che i comuni hanno trasferito alla provincia in quel momento erano circa 140 milioni contro una stima di fabbisogno di oltre 600 milioni, senza contare le insufficienti disponibilità di personale operaio. Mi dice l'ingegner Cardinali, che era l'ingegnere capo in quel pro tempore, che c'erano 9 addetti per gestire 700.000 metri quadrati di immobili. 9 addetti. La provincia onorò decorosamente il piano triennale degli investimenti. Preso atto che la sede di Via Leone Leoni, costruita negli anni 60, ormai da anni la più affollata, richiedeva consistenti interventi di prevenzione incendi, rifacimento dell'impianto elettrico per l'importo di 1.800 milioni, e un'ala del complesso veniva consegnata alla scuola completamente adeguata alla vigente normativa nel 2001, e una cura particolare fu dedicata ai solai, che sono al momento inattaccabili. Se fai vedere la foto 12 ter, vedete, fu fatto un lavoro nei solai straordinario, vedete lì sopra l'intonaco c'è il laterizio che separa l'intonaco dal solaio. Credo che i solai dello scientifico non correranno mai il rischio di crollare addosso agli studenti, come succede spesso in tante scuole d'Italia. A proposito del restauro delle facciate che furono fatte in maniera veramente egregia, devo dire che fu egregiamente sistemata quella principale che dà su via Leone Leoni, dove oggi campeggia la scritta Liceo Scientifico Francesco Reti. Sinceramente è l'unica cosa che ho invidiato al mio successore Anselmo Lotti, perché mi sono detto, quando la prima volta sono passato dopo tanti mesi davanti al liceo e vedo quella scritta, sono rimasto folgorato, dico: ma come? Ho avuto quella striscia vuota per 16 anni sotto il naso e non mi è mai venuto in mente di scriverci Liceo Scientifico. Ancora non mi do pace di questa cosa. Il lavoro fu fatto comunque prima che la scuola fosse trasferita in via Leone Leoni. Con l'aiuto dell'ingegnere capo pro tempore della provincia Cardinali ho potuto ricostruire il lavoro che ha richiesto negli anni della mia presidenza il complesso del liceo scientifico, che è di proprietà della provincia d'Arezzo, ma essendo ubicato in via Leone Leoni si trova all'interno della cinta muraria, e quindi questo comporta un altro particolare col quale penso di potervi fare strappare un sorriso. L'elenco completo delle aree di intervento fu biblioteca, laboratorio chimica, sala audiovisivi, zona da reparto fotocopie, zona accesso palestra grande, superiore reparto G, lato passerella per il collegamento alle sezioni D e G, zona reparto linguistico, laboratorio musicale, zona accesso archivi. La progettazione riuscì a conciliare queste nove necessità. E i lavori furono aggiudicati alla ditta Costruzioni Generali di Rocca Vivara, Campobasso, per l'importo contrattuale di 700 milioni e rotti, e furono fatte tutte queste opere di rifinitura, risanamento delle strutture, tinteggiatura delle facciate, eccetera. I lavori furono consegnati dopo la prima quindicina di luglio, al termine delle attività dovute alla maturità. Durante le vacanze estive i lavori continuarono
in fase di rielaborazione del progetto mediante il confronto continuo col comitato di crisi, emerge la necessità di reperire 9 aule. E quando io arrivai al liceo c'erano grandi spazi, enormi corridoi. E nei miei 16 anni sono stati mangiati tutti, anno dopo anno, per fare aule, per fare aule, per fare aule. E i lavori del primo e secondo lotto durarono, quelli proprio grossi, circa 8 anni. E all'atto del mio pensionamento, nel 2010, la scuola contava 59 classi e 1082 alunni. Io, Anselmo lo sa, ho detto sempre scherzando, io gli ho lasciato onestamente un bel veliero da invincibile armata, un bel vascello, e lui l'ha trasformato nell'Enterprise, andando a sua volta in pensione nel 2020 con 69 classi e 1651 alunni. Ora vi devo dire che sul finire del secolo scorso non andò in porto un progetto al quale teneva moltissimo anche l'ingegner Cardinali. Il progetto riguardava un edificio che avrebbe dovuto essere, si sarebbe dovuto costruire nel resede laterale del liceo. Lì in questa diapositiva vedete le tre fasi successive di lavoro. Quella piccola verde è la zona dove è stato costruito l'ascensore. Fu un'odissea lì, che non vi dico, perché poi questo ascensore non funzionava mai, si rompeva continuamente. L'ingegner Cardinali voleva vai avanti. Ecco, questo è visto dall'alto, e ancora torna indietro. Ecco, questa è la strada laterale di accesso alla palestra grande. Questa è costruzione spaziale addirittura. Io ho visto, ho ricercato in provincia il plastico, ho sguinzagliato la signora Prisca e la Vanna Cappelletti, ma questo plastico è negli anni è andato distrutto, peccato, perché sarebbe stato bello farvelo vedere, era una cosa veramente spaziale. Non andò in porto perché la sovrintendenza si oppose con una motivazione ai limiti del ridicolo: avrebbe coperto la cupola di Badia. Ditemi voi se questa è una motivazione. Purtroppo, come dicevo, essendo il liceo all'interno delle mura, ogni modifica di volumetrica deve essere autorizzata dalla sovrintendenza. La Santissima. E avrebbe coperto la cupola. Ora, la motivazione io personalmente la ritengo ridicola, e la riteneva ridicola anche l'ingegner Cardinali, perché in incontri che abbiamo fatto nei giorni scorsi, l'ingegner Cardinali, che ora qui non è presente, ma mi confessò, cioè, se avessi insistito la spontavo, dice, ma lasciai perdere perché la provincia aveva già tante tante altre cose. Insomma, se fosse andato a termine questo progetto, l'Enterprise, caro Anselmo, l'avrei fatta io, se fosse andato a termine questo progetto. Concludiamo l'attività, perché ora non posso sacrificare la parte relativa alla presidenza di Anselmo. Un'attività didattica intensa, proficua, testimoniata dai risultati di eccellenza degli esami di Stato. A questa fu affiancata un'attività culturale, Olimpiadi di matematica e informatica, giochi senza frontiere, giochi della matematica, eccetera, 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 ora sorvolo. Ma un'attività originale curata per anni dalla professoressa Guiducci è stata teatro e matematica, con riuscitissime esibizioni teatrali, una all'anno, grazie agli arrangiamenti e alla regia di Paolo Bussaghi. Sorvolo su una cosa che volevo farvi sentire, ma i dipartimenti con i rispettivi responsabili, ma mi tocca sorvolare. A mo' di relax, per vivacizzare un poco questa chiacchierata, vi devo ricordare due episodi, uno divertente e l'altro entusiasmante. Quello divertente è un mio provvedimento disciplinare in cui feci togliere i banchi a una classe che era stata particolarmente rognosa, e li tenni in piedi tutta la mattina del lunedì, suscitando anche delle critiche feroci. E la cosa finì addirittura sulla settimana enigmistica.
Questi sono i due professori storici, anzi il professore storico del Redi, il professor Moschini, che, dato che a quell'epoca il vicepreside aveva l'esonero completo, è stato un secondo preside a disposizione fino al 2010. Dopo dovette cominciare a insegnare negli ultimi 3 anni. Questi sono alcuni collaboratori dello staff. Questo è il mio staff appena arrivato. Vai avanti. Qui ci sono il pendolo di Foucault. Noi facemmo per conto nostro, fu un grande successo il pendolo di Foucault, la scuola del Picelleto, vai avanti, gli alambicchi, le finali regionali della chimica che furono tenute ad Arezzo, avanti ancora. In piedi 5 ore. Vennero ad Arezzo 6 o 7 testate per esaminare. Vai avanti, che trovi. Questo ci fu il commento del provveditore, favorevole, molto favorevole. E questo, un giorno nella settimana enigmistica, trovai nella rubrica Strano ma Vero, c'è un preside d'Arezzo, dice, ha tenuto i ragazzi per un'intera mattinata senza banchi. Qualche tempo fa ad Arezzo il preside di un liceo scientifico prese un singolare provvedimento disciplinare nei confronti degli studenti nella classe il cui comportamento era troppo turbolento. Tolti banchi e sedie dall'aula, per un'intera mattinata li obbligò a seguire le lezioni stando in e fu una mano santa, perché era la famosa quinta G. Si comportarono benissimo e fecero un eccellente esame di Stato, quindi. E la cosa entusiasmante fu l'intitolazione per un giorno a Balotelli, perché erano i tempi dei tristi, degli insulti razziali. Non potevano essere derubricati questi insulti razziali a normale colore di stadio, erano razzismo e di brutto. E allora convocai un consiglio d'istituto straordinario senza comunicare l'ordine del giorno e proposi, fu accettato con entusiasmo, scoppiò la bomba, stavolta il casino, consentitemi il francesismo, fu enorme. Vennero al liceo una decina di testate, di cui una francese e una tedesca, e furono pubblicati articoli di pieno sostegno, il più bello e commovente di tutti, quello che fu pubblicato dal giornale L'Unità. L'attività culturale nel decennio della presidenza Grotti è impressionante. Non basterebbero più conferenze per renderne ragione. Il tempo sarà corto a tanto solo, direbbe Dante. A cominciare dai primi anni con le dispense del progetto Rendere visibile il sapere, gli incontri telematici, il liceo biomedico, di cui avete visto la collaborazione col dottor Droandi, che ha portato gli studenti del Redi in corsia, le lezioni di storia dell'arte nelle quali il preside in persona interloquiva direttamente con gli alunni, il Dante D del 25 marzo 2021, la squadra che ha partecipato al concorso di eccellenza Latine Ludere, i successi nelle Olimpiadi della matematica. Il preside Grotti, abile informatico, mantenne un contatto continuo con gli studenti e la cittadinanza nei social. E nel 2009-2010, avrei potuto fare ancora un altro anno, ma non mi sentii di affrontare per un anno soltanto la riforma. E gli effetti della riforma furono egregiamente gestiti dal preside Grotti e furono eclatanti. Va detto, al posto del liceo scientifico nascono il liceo scientifico di ordinamento e il liceo scientifico delle scienze applicate, che prevede informatica separata dalla matematica e il potenziamento delle scienze a spese della storia dell'arte. Il liceo scientifico bilingue si trasforma nel liceo linguistico. Le lingue ora sono 3. Il liceo scientifico Redi viene rafforzato con 9 laboratori. Le scienze applicate hanno il laboratorio di robotica. Vengono acquistati 3 robot programmati che io ho potuto vedere come funzionano, perché il Grotti fece delle lezioni, chiamato da me all'Università degli Anziani, e portò questi robottini, lasciando tutti a bocca aperta. E il liceo Redi è l'unica sede cittadina del liceo sportivo, come avevo accennato.
e viene scelto come sede di tappa al passaggio del Giro d'Italia, viene ufficialmente dichiarato scuola polo per l'attività fisica e sportiva, e ottiene anche la sistemazione di alcuni ambienti e la sfaltatura dei piazzali. Gli studenti che seguono il francese possono scegliere il corso ESABAC, che prevede, oltre al potenziamento del francese, l'insegnamento in francese della storia secondo testi e metodologie analoghe a quelle francesi. Quindi gli studenti di linguistico possono seguire i corsi Cambridge di cui il Redi è associato. Viene potenziato il quarto anno di studio all'estero. Ma la cosa, ora sorvolo sulle altre cose, il We Are Ready for the Future, un progetto quinquennale 2013-2018 in collaborazione con aziende del territorio. I docenti partecipano a corsi di formazione sull'uso di tecnologie digitali dell'insegnamento e viene particolarmente curata l'accoglienza degli studenti, ma devo correre. Gli studenti sono coinvolti nella realizzazione di prospettive architettoniche nelle pareti, nella scelta delle scritte. Il logo ripetuto sui gradini va a 34A e 34B, ecco, vedete quali sono i target del liceo scientifico. L'arrivo della pandemia e il passaggio brusco alla DAD, alla didattica a distanza, nel marzo 20 può avvenire al liceo con relativa facilità perché era già in funzione. Per la prima volta nella sua storia il Redi accoglie studenti con disabilità certificate dalla 104 e docenti di sostegno, e gli esiti sono tutti positivi. Viene realizzato un bar interno a favore di studenti e personale. Il Redi ormai è aperto a tutte le attività dal lunedì al venerdì, punto di ristoro interno particolarmente apprezzato anche come luogo di ritorno. Questo locale bar, a tempo mio, pensate che salto, era la biblioteca, che fu collocata invece nel sotterraneo. Fra l'altro ha ambiente idoneo a conservare i libri, ma non idoneo per l'insegnamento, quindi no, non potrebbe essere utilizzata. E a quell'epoca c'è stata nel liceo Redi un privilegio: una professoressa, la professoressa Mercantini, fissa, dislocata a fare la bibliotecaria. Quindi il liceo Redi ha avuto una bibliotecaria fissa che dava consigli agli studenti e anche ai docenti di bibliografia. Comitato dei genitori e di studenti per la realizzazione di un campus. Quindi alcune sorvolo perché è tardi. Il preside Grotti, come ho detto, lascia il liceo il 31 ottobre del 2020 con 69 classi. E oggi, nonostante il pur leggero calo demografico, il Redi nelle ultime iscrizioni è risultato comunque sul podio, terzo in provincia, perché inaspettatamente battuto da Giovanni da San Giovanni di San Giovanni Valdarno, ma secondo in città con 284 iscritti, quindi numero delle migliori tradizioni dei tempi d'oro. Devo aggiungere una cosa: il Redi, il professor Grotti nel Redi ha istituito un'emittente televisiva captabile da tutta la provincia. Quindi non so se altre scuole, questo non ho verificato, se altre scuole hanno un'emittente televisiva. Il Redi l'ha avuta. La preside attuale, che ha dovuto combattere con il Covid, ha celebrato alla grande la cerimonia del centesimo compleanno, foto 35, 36, 37, e mette conto di ricordare che è stato ricordato, questo forse perché non tutti lo sanno, un aspetto particolare, pressoché sconosciuto, della poliedrica attività di scienziato del Redi. Elaborò la ricetta originale della cioccolata al gelsomino, che era nella corte granducale segreto di Stato addirittura, perché il granduca se ne serviva per mandare a Natale delle casse di cioccolata al gelsomino ai vari potenti d'Europa. E naturalmente era presente alla cerimonia del centenario il Daniele Vestri, l'amico Vestri, che regalò al liceo 300 praline di cioccolata al gelsomino che distribuimmo con la veglia ai colleghi. E...
ho finito. La Cigalini sta portando avanti tutto l'enorme potenziale che ha ricevuto in eredità. Gestisce una scuola che ha accentuato i caratteri della grande famiglia educante, capace di collocare l'impresa scientifica nel quadro più generale della civiltà umana, sviluppare autonomia intellettuale, rigore metodologico, capacità espressiva e argomentativa e attitudine verso l'analisi razionale e la ricerca di strategie risolutive in problemi di varia natura e complessità. L'avventura, cominciata 100 anni fa, continua alla grande, con studenti e docenti che sono, al di là dei problemi che quotidianamente nascono in una scuola di queste dimensioni, orgogliosi dell'appartenenza, come ho potuto constatare personalmente, avendo avuto in questi ultimi anni contatti continui per lezioni che mi è stato chiesto di tenere e per l'attività della Brigata degli Amici dei Monumenti, che dai tempi miei, continuata con entusiasmo dal Glotti e continuata con entusiasmo dalla Cicalini, ha sede al fa le sue conferenze culturali e fa parte del pacchetto formativo del liceo scientifico. Per chiudere vi lascio con un autografo di Francesco Reti, che ho scoperto a suo tempo nella biblioteca dell'Accademia Petrarca. Il libretto è un libretto, un trattatello sui sali, aliografica, di tale Basilio Valentini, nel quale il Redi ha riscontrato gran lavoro di fantasia e nessun argomento scientifico. Ecco la foto 39. Come vedete, il Redi ha scritto nei margini, ripetutamente, stizzosamente, la parola nuce, 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 cioè sciocchezze, 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 sciocchezze. E nella anticopertina ha messo una nota che io vi leggo per chiudere questa chiacchierata. Se queste cose scritte in questo libro fossero vere, sarebbe la bella cosa della medicina. Ma le virtù che l'autore assegna a questi suoi sali sono tutte favole. E questo è un libro fatto a tavolino e non con le esperienze, le quali sono necessarissime. Così dice Francesco Reti. Bellissima affermazione finale. Il Reti si sente orgoglioso di appartenere a una nuova stirpe di scienziati che fondano il sapere scientifico sull'esperimento e non sulle favole. È lo stesso orgoglio di appartenenza che la preside Cicalini coltiva nei professori e nei 1500 alunni, come ho potuto verificare in vari momenti didattici e culturali, e nell'indimenticabile atmosfera, appunto, di orgogliosa appartenenza della festa del centenario. Ho dovuto tralasciare una montagna di cose, mi dispiace. Il tempo è tiranno. Ringrazio il relatore, mi astengo da commenti per guadagnare.